ma non si può parlare di feste, non si può parlare di Milano se non con colui che gira la città cercando le feste ovunque loro siano. Cioè proprio lui va in giro a cercare le feste, tipo un rabdomante del Natale. Anche a marzo. Anche a marzo, sì, lui è così. Lui è così, sto parlando, anzi non dico niente, dico solo ciao Milano! Ciao Milano! Il nostro Paul Pablo di Nati per Vivere a Milano. Non per, no, perché qui ogni tanto gira un certo Paul Paul di Nati per Nascere a Milano, che non sappiamo bene chi sia. Invece noi che abbiamo... è più simpatico. Abbiamo l'originale. Paul, come stai? Buongiorno! Guarda, solo per voi a quest'ora del mattino, guarda, veramente. Il famoso miracolo a Milano. Paul, ce lo dicono spesso, veramente spesso. Con Paul Pablo è veramente il famoso miracolo a Milano. Siamo riusciti in un'impresa storica, cioè farlo parlare con qualcuno prima delle 11 del mattino, quindi davvero. Bravo, ecco, e fare finta anche di essere di buon umore, ecco, quindi guarda te. Ma il Natale non ti mette di buon umore, Paul? Ma allora, questa è una domanda che non mi dovevi fare. Scopriamo allora. The dark side of Paul. Oggi c'è The dark side of Paul. Ciao Milano! Comunque, scusa, devo farlo di tanto, non posso non farlo. Bravo Fabio, ti prego, fammi ridere, almeno mi tiro un attimo. No, comunque assolutamente, dai, mi mette di buon umore. E adesso io mi sto già switchando in inglese perché sto per partire appunto per andare dalla mia famiglia negli Stati Uniti a in Wisconsin, Massachusetts, termination, dove, where? In New York, my darling. Ma non lo sai, ma Paul, non dovevi andare fino a New York, tu non lo sai, l'abbiamo dato poco fa la notizia, i magazzini generali fanno una festa e la chiamano Natale a New York. Capodanno a New York, potevi stare qui, vedi, senza dover andare fino là in fondo, guarda che roba. Proprio ancora vanno a rimembrare quei film degli anni sì, 80, sì, di quelle infatti. Cose lì, mamma mia. Sì, sì, siamo mancamo lì. No, dicevi quindi, allora sei quasi in partenza, perché appunto andrai a festeggiare Natale con famiglia, sì, parenti, tua sorella. La vita poi mi sembra giusto a New York, se sì, non ricordo male, sì, ok, perfetto, sì. Però hai girato molto, abbiamo visto in questi giorni che sei andato in giro per la nostra città, oltre a conoscere i vari protagonisti, perché so che tu stai facendo anche questa cosa di conoscere i protagonisti della nostra città, un po' raccontarci questo Natale. Quanto Natale c'è in giro per la città di Milano? Allora, ce n'è tanto di Natale in giro, hanno fatto tantissime cose, però mai abbastanza, caro Fabio, dovrebbero fare ancora di più, ancora di più. L'unica cosa che mi è dispiaciuta molto è stata quella di non riuscire ad andare in tante zone attorno a Milano, perché sai che ho iniziato anche a fare una nuova rubrica con una nuova serie che si chiama Fuori Milano. Fuori Milano, sì. Che è molto seguita e piace molto, e mi è dispiaciuto non essere riuscito a fare alcuni luoghi che sono anche quelli molto iconici, ecco, del periodo natalizio, però non si può fare tutto, ma ti dico, ecco, in centro hanno realizzato tantissime installazioni, ecco, tantissimi alberi, anche se ci sono secondo me alcuni luoghi che sono molto importanti della nostra città che non sono stati allestiti al Natale, ancora io non mi riesco a dare una ragione per questa cosa, ecco, cioè, I can't believe that. I don't understand why they didn't do that. Oh my god, so dire solo questo io, quindi non, guarda, qui caschi malissimo con l'inglese. Sì, no, sì, non sì. So, Tamara, come sei messa in inglese? Malino. Ah, ok, complimenti. Tutte e tre. Tre asini. Sì. Tre donkey? Donkey, come si dice asino? Sì, donkey, una cosa del genere si dice asino, credo, una cosa del genere. Comunque, per darti un'idea, sì? Ti do un grande assente del Natale che per me è proprio inconcepibile che mm-hmm. non sia stato realizzato niente in questo luogo, è il Castello Sforzesco. Niente. È vero, non c'è nulla. Neanche un mercatino. Niente in assoluto. Allora, hanno fatto il mercatino degli Obei Obei, sì? No? Che tutti noi ricordiamo la versione del mercatino di Sant'Ambrogio, perché sì, chi ha vissuto tanti anni a Milano, sempre vissuto a Milano, sì, si sì, ricorda quel sì, mercatino. Non so quanti se lo ricordino bene, perché con il vin brulé che si beveva poi non ti ricordavi più doveri, però sì, effettivamente sì, effettivamente sì. E non solo i vibrori, anche certi fumi che giravano, insomma, come dire, che non erano incensi. Ecco, comunque, è stato addirittura già era ridotto di sé, ecco, ma l'hanno fatto addirittura una versione ridottissima quest'anno. E ecco, c'è stato questo, però ecco, avere un castello come il Castello Sforzesco in pieno centro città, avere ecco, una cosa del genere e non avere
neanche messo, non so, ecco, qualche decorazione, un albero, sì, qualcosa per me. Un bel Babbo Natale che si arrampica sulla torre del Filarete, non lo vuoi mettere lì fuori bello sporco? Sai che, non so se avete visto i Babbi Natali che ci sono in giro a Milano, cioè ormai sono rosso-neri, perché se, cioè, il bianco ormai è pieno di smog e si sentono i grigi. Perché sono gli stessi. C'è il nostro vicino qui alla sede che c'è un 30 anni che mette fuori lo stesso Babbo Natale, cioè ormai è andato a metterlo in pensione, sì, infatti. Cioè. E però si è parlato solo, ecco, diciamo, l'argomento dominante, principale di tutto è l'albero di Gucci. Ecco, io voglio sapere il tuo parere personale. Ah, adesso questa la dico solo a te, perché io non mi espongo mai, tu lo sai, no? Quindi, okay. Ecco, e quindi ti dirò cosa penso dell'albero di Gucci, solo a te, Fabio, solo per te. E ti dirò che non mi piace, ok? No, aspettavo il twist, ma invece non c'è stato. Ma soprattutto tu hai capito che cosa sono? Perché io non ho capito. Io ho pensato fossero dei piumoni stipati lì. Cioè, sei piumoni quando li vai a tirare fuori dall'armadio? Io pensavo fossero quelli, invece no. Esatto. Allora, praticamente sono delle specie di valigie, ecco, impilate così. Allora, c'è da dire qualcosa di importante. A Milano noi abbiamo il Piazza del Duomo e la Galleria, che sono due luoghi che non possono essere sconsacrati, ecco, devono essere rispettati per il Natale, perché appartengono alla tradizione di Milano, tutti sono affezionati a questi luoghi e a mio avviso, ecco, non si può mettere un'installazione come questa in un periodo come il Natale, bisogna dare alla galleria un certo senso di importanza, ecco, e di legame alla tradizione. Questa installazione di Gucci sarebbe stata perfetta, secondo me, in un momento come la Fashion Week o il Fuori Salone, perché sai che noi abbiamo tantissimi altri eventi durante l'anno a Milano dove si possono esprimere creatività, ecco, idee e tutto. Il Natale, per carità, lo può permettere, ci sono luoghi e luoghi, però in galleria, ecco, non puoi fare, secondo me, nel periodo natalizio, ecco, una proposta di questo tipo. Poi è una mia opinione, ecco, non, ognuno ha la sua idea, ecco, per carità, ecco, quindi però ecco, avrei messo qualcosa di più. Come dice le cose bene Paul Pablo, non dice nessuno. Posso dire, Paul, che noi siamo stati un po' più cattivi, che sì, in diretta. No, abbiamo detto delle cose che, cioè, Gucci sicuro ci regala una borsa, guarda, sì, sicuro. Infatti. Va bene, Paul, senti, dacci un attimino però qualche anticipazione anche su dove andrai fuori Milano nelle prossime puntate, chi saranno i protagonisti, chi sono i protagonisti che quest'anno ti hanno più fatto così, solleticato anche l'interesse nelle tue varie interviste che hai fatto in giro per la città. Allora, quello che ha creato molto, diciamo, interesse, con molte interazioni, è stato il fatto che ho voluto, che ho voluto parlare della differenza dei costi di vita che ci sono tra l'Interland di Milano, le piccole cittadine attorno a Milano, e quello che costa ad oggi Milano, no? Quindi ci sono delle differenze di prezzi anche, per esempio, nell'acquisto delle case al metro quadro, piuttosto che, appunto, anche come, non lo so, andare al bar a prendere qualcosa. Tutto questo veramente in una distanza di pochi chilometri, quindi si è creato molto interesse, ecco, da questo punto di vista, perché alla fine non è che io volessi dimostrare chissà cosa, però se qualcuno vuole approcciarsi alla città, ecco, vuole provare ad inserirsi in un contesto come Milano, che sicuramente non è facile come per altre città in Italia, ecco, più di provincia, ecco, in altre regioni, di soluzioni ce ne sono tante, perché di sacrifici ne abbiamo fatti tutti nella vita, non è che si può partire, non lo so, pensando che si arriva a Milano e si prende un appartamento in Porta Nuova, ecco, per iniziare a vivere a Milano. Bravo. Magari invece bisogna concepire il fatto che si possono fare vari step, può esserci anche un'idea. Come la gente della mia generazione, io sono del 1975, nel mio tempo, ecco, parliamo così, si poteva concepire anche un'idea di una parola che si chiama qualche sacrificio, ecco, che non viene più concepita oggi come parola, no? O adattarsi, o avere comunque è il saggio Paul Pablo. Abbiamo scoperto che, ecco, questa parte di Paul, bravo Paul. Se uno ci tiene può anche fare qualche rinuncia, ecco, chiaro. Vuole fare qualcosa. Quindi io ho visto, per esempio, sono restato sconvolto nel vedere alcuni luoghi come Cinisello Balsamo, io non c'ero mai stato in vita mia, Cinisello Balsamo, oppure Cormano, oppure, non lo so, San Giuliano Milanese. Io sono andato nel centro di questi
di queste cittadine attorno a Milano, ho trovato dei centri tenuti molto bene, delle vie molto belle, e lì si parla di prezzi al metro quadro di 2.000 euro circa, no? Di media al metro quadro, se uno vuole comprare, per darti un'idea, no? E hai dei mezzi comodissimi per arrivare a Milano, addirittura alcuni hanno la metropolitana, alcuni hanno il tram, alcuni hanno comunque dei mezzi che... E questo mi ha colpito tantissimo, ti dico, Fabio, mi ha aperto un attimo il mondo. Sai, dopo uno, adesso io sono qui da tanti anni, quindi fortunatamente io vivo in centro, ecco, a Milano, quindi non mi sono magari posto a volte alcune domande. Invece hai scoperto che insomma anche fuori ci sono dei bei posti che possono essere, appunto, magari chi vuole poi venire a vivere a Milano, ben venga, sono tutti, cioè, ben accettati, ma insomma possono essere magari il trampolino di lancio anche per poter entrare nella città. Dimmi, Lorenzo. Consiglio a tutti, anche a studenti. Lo consiglio agli studenti, lo consiglio a chi vuole lavorare, ecco. Prendete in considerazione le cittadine dei dintorni di Milano che fanno parte della città metropolitana di Milano, ecco, fanno parte, e si vive benissimo, ci sono anche, anzi mi hanno trattato benissimo, io chiedevo per strada informazioni, non ti dico quante persone fantastiche ho trovato, ecco. Oh, e poi voglio dire, questo racconto di Milano che deve essere sempre al negativo, che sembra che usciamo di casa ogni giorno col Kalashnikov per andare in giro, ecco. Infatti. Paul, va bene, dai, io ti ringrazio tantissimo, ti faccio tanti auguri, non puoi però andartene senza farci un tuo ciao Milano fatto bene, però cioè io bisogno e come devo dirlo? Alla Paul. Ciao Milano. Bellissimo. Paul, grazie mille. Buone feste. Ci sentiamo comunque col nuovo anno e ti vedremo ancora a rompere un po' le scatole, sappilo. E guai se non mi prendete in giro. Va bene. Okay. Fate troppo divertire. Va bene. Grazie, ciao Paul. Milano, da oggi sarà ciao San Giuliano, ciao Paul, ciao.